casa la carta per gli appunti? Bene, appallottolatela! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi il nuovo tutorial di fiori. Impareremo a fare i fiori con una tecnica nuova. Eh sì, nuova perché è nuova anche per me. Oggi è domenica quando giro questo video. Voi vedrete questo video lunedì o martedì. Ieri pomeriggio vi ho... Che faccio col rotolo? Ieri pomeriggio vi ho postato la foto su Instagram e vi aspetto anche lì del mio tavolo da lavoro nel momento in cui ho poggiato la carta, le forbici, il bulino, tutto quello che poteva servirmi per farmi venire un'idea. Volevo farvi un tutorial sui fiori perché ho visto che vi piacciono tanto, perché il periodo è quello giusto, perché possono servire per creare delle confezioni, delle bomboniere, però ogni creativo quando si siede al tavolo da lavoro ha un grande tormento, quello di fare qualcosa di diverso da tutti, di mai visto. Cioè anch'io quando mi siedo ho sempre la paura di cadere già nel visto, nell'ovvio, e allora cerco sempre di spremermi le meningi e di non informarmi su tutto quello che galleggia nella rete. Allora ieri mi sono seduta, come avete visto, davanti a un tavolo pieno di carta senza sapere nemmeno quello che dovevo fare. Ho cominciato a giocare con la carta, ad appallottolarla tra le mani, del resto già fiori con carta appallottolata ne avevamo fatti, e quindi di lì mi sono spinta oltre e ho affinato la tecnica con l'utilizzo del fuoco. Infatti, da secoli carta e fuoco non vanno d'accordo, non vanno d'accordo da nessuna parte tranne che sul piano da lavoro di Arte per te. Andiamo di là e vediamo come sono riuscita a farli andare d'accordo. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri nuovi fiori di carta. Oggi faremo, spero, tre tipologie di fiori. Vediamo se ci arriviamo in tempi umani. Come prima cosa ci occorrono un paio di forbici o forbicine, quello che vi viene meglio. Quindi degli spiedi, degli stecchetti di legno, così tipo quelli per fare gli spiedini, o degli stuzzicadenti, a seconda che vogliate montare il vostro fiore con stelo oppure usarlo come decorazione crafting, quindi da appiccicare senza stelo. Matita, accendino, ne basta uno, una candelina di queste, una candela, una qualsiasi fiammella, mi raccomando, attenti a non bruciarvi. Io per velocizzare il tutto userò una pistola con colla a caldo, rende il tutto molto più celere, ma potrete ovviare alla presenza della pistola o con la Vinavil, ma i tempi di asciugatura si allungheranno in maniera esponenziale, ma è ottima per lavorare con i bimbi, oppure se lavorate sempre voi adulti un attaccatutto block. Mi avete chiesto in molti dove la prendo, questo è l'indirizzo della ditta. Ok, poi se l'avete una pallina di polistirolo o una qualunque pallina che potrete farvi anche voi accartocciando della semplice carta. E se vorrete impreziosire i vostri fiori con delle sfumature colorate, usate degli acrilici. Io ho i soliti miei che uso per i lavoretti così andanti, posti già nella cassettina multicolor. Della carta semplicissima, questi sono i blocchi che compro alla Lidl in confezioni policrome, quindi in una sola confezione ci sono carte di tutti i colori e la grammatura semplice per le fotocopie. Cominciamo subito. Come prima cosa selezioniamo i colori che vogliamo usare per i nostri fiori. Voi scegliete i colori che più vi piacciono. Naturalmente selezionerò anche il verde per il fogliame e gli steli, quindi prenderò un po' di verde. La prima cosa da fare è prendere tutti i nostri fogli, fare una piega al centro ed appallottolarli, quindi srotolate con molta delicatezza senza strapparli e di nuovo appallottolate. Piano piano, stando attenti a non rovinare troppo la carta, nel senso a non strapparla, rovinarla sì, dovete in pratica spezzare le fibre della carta e renderla morbida e flessibile. Fate questo su tutti i fogli di carta che avrete deciso di usare.
Alla fine del nostro appallottolare sarà questo quello che avremo, ma soprattutto quello che ci interesserà vedere è la resa della nostra carta, che deve essere così, tutta stropicciata, morbida al tatto e molto flessibile. La carta così fatta diventa anche più resistente perché diventa anche più elastica. Bene, adesso andiamo a creare i nostri petali per i nostri differenti tipi di fiori. Fiore numero 1. Facciamo un bel garofano. Allora, come prima cosa, appallottoliamo tutta la carta. Srotoliamola. Stendiamola bene sul nostro piano da lavoro. Quindi pieghiamo il nostro foglio in due. Di nuovo in due. E questa sezione la pieghiamo in quattro. E quattro. Quindi disegniamo la forma di un petalo molto tondeggiante, così. Non vi preoccupate, le forme ve le lascio sulla mia pagina Facebook, di cui trovate il link qua sotto. Cercate tra le fotografie album fiori di carta. Ok, a questo punto andiamo a ritagliare. Voilà, tagliamo anche il margine inferiore, così, in modo da avere subito tanti petalini, tutti molto simili. Adesso cominciamo invece a creare i nostri petali in maniera un po' più artistica, diciamo così. A questo punto accendiamo la nostra candelina. Quindi prendiamo un petalo e cominciamo a sbruciacchiarne i bordi, avendo cura ogni volta che sbruciacchiate un pezzetto di spegnere subito l'incendio che si sta formando, in modo da creare questa sorta di sfrangiatura tutta merlata che darà la tipica screziatura che molti fiori hanno sulla loro corolla. Soffiando vi capiterà mille volte, come capita a me, di spegnere la candelina. Se siete un po' più grandicelli potete fare anche la seguente: senza bruciarvi, lavorare direttamente con l'accendino. Ok, quello che avrete ottenuto alla fine è un petalo tutto frastagliato con i bordi scuriti. Ogni carta, ogni colorazione darà una sfumatura di un colore leggermente diverso. Alcune tenderanno al blu, alcune al nero, alcune a verde. Divertitevi a scoprire voi la sfumatura che darà la vostra carta. Questa tende al viola ed è bellissimo perché viola e giallo stanno benissimo insieme. Continuiamo a sbruciacchiare tutti i nostri petali e questa sarà l'operazione che dovremo fare con ogni cosa: foglie, petali, tutto quanto. Mi raccomando, bimbi, non fatelo, fatevi aiutare dai vostri genitori, e voi genitori non lasciate i bimbi davanti al PC da soli perché potrebbero prendere spunto per fare queste cose. Quindi per questo video niente bimbi da soli davanti al computer, mi raccomando, Alla fine di questo lavoro avremo ottenuto tutti questi petali. Guardate che belli e che delicati, non sembrano veri? Sono stupendi perché la ammaccatura della carta dà loro quella tipica consistenza del petalo tutto rugoso, e poi la screziatura è proprio quella tipica dei petali dei fiori. Prima di fare il garofano però dobbiamo creare le nostre foglie, non solo le nostre foglie, dovremo fare sia le foglie che la copertura per lo stelo. E allora, come prima cosa, dividiamo in due e quindi così, sfrangiando, dividiamo in tante sezioni la carta nel senso della lunghezza. Allora, bruciate la carta solamente dopo averla ammaccata. Questa è una cosa fondamentale perché le pieghe della carta faranno in modo di creare una certa resistenza alle fiamme, cioè il fuoco non brucerà immediatamente la carta, mentre se li bruciate a foglio liscio e poi cercate di ammaccarli, il risultato non sarà lo stesso, non sarà buono alla stessa maniera, perché sul foglio liscio la fiamma attecchirà molto più velocemente e brucerà molta più superficie del nostro petalo o della nostra foglia. Queste invece pieghiamole in due, e anche di queste troverete la sagoma sulla pagina Facebook. Io invece vado direttamente a
ritagliare la sagoma delle foglie. Ok, quindi 4 foglioline così e vari stecchi più lunghi per avvolgere il nostro stecco che adesso entrerà in scena. Come prima cosa diamo la tipica segnatura alla foglia e pieghiamo con una bella segnatura al centro, così. Anche qui naturalmente bruciamo tutti i bordini, come vi ho fatto vedere prima, sia per le foglie che per la lunghezza della carta che utilizzeremo per lo stelo. Ovviamente non respirate i fumi della bruciatura, Ecco la prima striscetta tagliata. Se volete fare prima, arrotolate, sbruciacchiate, spegnete o al limite fate così come su un accendino, naturalmente non sul tavolo, grazie, e fate, dopo che vi siete accertati che tutto è spento, la stessa cosa anche dall'altra parte, andando spegnendo di volta in volta. Ok, srotolate e vedete se il risultato vi piace. A questo punto tutti i nostri pezzi sono pronti. Abbiamo lo stecco, abbiamo le strisce per il gambo, abbiamo le foglioline e abbiamo i petali. Cominciamo ad assemblare il nostro primo garofano. Ci servirà per questa operazione sia la colla a caldo, se vorrete, oppure l'attaccatutto, ma ci servirà anche la Vinavil per lo stelo. È la colla che vi consiglio per l'ultima fase. Ma andiamo per ordine. Allora, come prima cosa prendiamo un petalo, pieghiamolo a metà, così, e poi, schiacciando in mezzo, pieghiamolo a sua volta a metà, così, fino a creare questo fiorellino tutto ammaccato, vedete? Che non ha un senso ben definito, ma che è molto frastagliato. Facciamo così, quindi pieghiamo a metà, quindi schiacciamo la piegatura proprio al centro, così. Bene, facciamone un bel po' di questi. Più ne faremo, più grande verrà il nostro fiorellino. Ok, come prima cosa prendiamone uno e con la punta dello stuzzichino pratichiamo un buco al centro. Dopodiché sporchiamo la parte senza punta con un po' di colla a caldo. Appena una goccia, mi raccomando non bruciatevi. Quindi inseriamola nel buchino che abbiamo praticato, così, tac. Dove sei il buchino? Olè. E chiudiamo sulla punta del nostro fiore, così. Adesso, dopo che si sarà ben asciugato, a giro giro attaccheremo tutti gli altri petalini. Quindi punta di colla e tac. Andando di volta in volta ad assicurarci che la composizione sia carina da vedersi, quindi punto di colla e tac, e schiacciate così. Visto? Già sta venendo fuori il garofano. Colla. Attenti a non bruciarvi con la colla a caldo, mi raccomando, raccomandazione che faccio a voi, ma anche a me stessa, che ogni volta mi ustiono, subito dopo averlo detto a voi. Proprio matematico. Agganciamo quello che per me sarà l'ultimo petalo, voi decidete voi quanti metterne. Ok. La corolla è praticamente finita. Visto che bello il nostro garofano? Con tutte le sue belle screziature, adesso guarniamole lo stelo. Qui ci serve una colla un po' più lenta, quindi prenderemo una Vinavil. Ci serve una colla un po' più lenta, perché dobbiamo avere proprio il tempo di far bene aderire la carta dove vogliamo. Spalmiamo la Vinavil nella parte finale del fiore, qui nel suo retro, e su tutto lo stecco. Basta anche solo da una parte. Prendiamo una delle nostre strisce, adagiamola
sul nostro fiorellino, così, e cominciamo ad avvolgerla tutto attorno. Facciamo un primo giro che copra proprio la radice del fiore. Appena soddisfatti, stringiamola attorno al gambo, così, e cominciamo, aiutandoci sempre con la Vinavil, ad arrotolarla nella maniera più fitta possibile. Non vi preoccupate se la Vinavil sborda e vi sporca lo stelo, perché tanto quando si asciugherà diventerà invisibile. Questo potrete farlo anche attorno a una matita, vi verrebbe una matita molto 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 bella. Ok, nell'ultima parte mettete la Vinavil sul retro della carta e chiudete il giro. Quindi, per rendere ancora più grazioso il nostro fiorellino, prendiamo le nostre foglioline, sporchiamone di colla la parte terminale e agganciamole così. In maniera speculare, una da una parte e una dall'altra. Quindi aspettiamo che si asciughi il tutto completamente, la Vinavil richiederà qualche momento in più, quindi poi apriremo le foglie e daremo loro il garbo che desideriamo. Adesso proseguiamo con il prossimo fiorellino. In carta ci occorreranno la pallina o la pallina che vi creerete voi anche con dello scotch di carta, poi naturalmente il foglio appallottolato verde per le foglie e due fogli di questo rosa. Io, avendo già preparato i petali, ne ho soltanto uno. Quindi questo fiore avrà due tipi di petali. Un petalo che richiederà una piegatura a metà, quindi ancora a metà, e quindi uno e due. E da questo vi taglierete dei tondi, quindi una forma tonda, così, dei petali così. Io ne ricavo da un foglio 12. Mentre per la seconda piegatura divideremo il nostro foglio in tre parti, quindi lo piegheremo a metà e ci ricaveremo il petalo da una goccia che andremo a disegnare sfruttando l'angolo del foglio. E allora, guardate, faccio prima a farvelo vedere. Ok, così, queste bellissime gocciolone. Per le foglie invece apro sempre la mia pagina di verde, la spiego, quindi piego a metà, ancora a metà e poi in due così, e mi faccio la tipica foglia, sapete, la foglia comune, quella che è un po' anche la foglia di limone, quella che è fatta da due curve che si baciano. Ve la ritaglio, guardate, poi naturalmente troverete tutte le sagome nell'album. Fermiamoci un attimo sulla foglia adesso, perché questa foglia sarà la foglia che potrete usare anche per le rose e per molteplici fiori di cui magari non si sa esattamente la forma della foglia com'è, perché è la foglia standard, diciamo così. La foglia dovrete prima ovviamente sbruciacchiarla e verrà fuori da una grande così magari una foglia un po' più piccola. Eccoci qua, con tutti i lembi sbruciacchiati. Ora, per dare la tipica conformazione della foglia, anche con i raggetti laterali della foglia, cosa dobbiamo fare? Piegarla in due, facendo in modo che la linea sia centrale, guardate, da punta a punta. Quindi deve passare dalla punta
di una parte alla punta di un'altra. Non importa che i due lati siano uguali, importa che però la linea passi dal centro delle punte di entrambi i lati e schiacciate con l'unghia. A questo punto dovete prendere qui a un terzo della sua lunghezza e piegarla ad angolo così e schiacciare. Quindi continuare a fare questa specie di movimento di twist sulla foglia e schiacciare. Quindi scendere di un altro centimetro, girare e schiacciare. Così. Schiacciate ben bene la fogliolina. Quindi riapritela. E ta-da! Ecco anche tutte le piegature tipiche della foglia. Ok, vi ho insegnato a fare le foglie, queste potete usarle per centinaia di fiori differenti. Adesso passiamo al fuoco tutti i nostri petali. Prendiamo la nostra pallina. Come prima cosa facciamo in modo di avvolgere la pallina con un petalo. Quindi io, per una questione di velocità, lo farò con la pistola a caldo. E poi tac, e avvolgo piegando ben bene così, e la mia pallina è diventata rosa. A questo punto metterò un po' di colla dall'altra parte, così che mi fermi anche tutte le sfrangiature. Prenderò un altro petalo e farò la stessa cosa in maniera del tutto speculare, quindi avvolgerò la pallina alla rovescia. In pratica apro, faccio un giro di colla attorno a tutta la pallina, piano piano, e chiudiamo attorno ad essa, così. E questo lo faccio con due petali. Uno. Solo che nel secondo la colla la metto leggermente più in basso di dove l'ho messa la prima volta per chiudere, in modo che questo petalino possa aderire ma stare leggermente più aperto. Ora, mano a mano, vado a mettere la colla in maniera sempre più decentrata. Vi faccio capire cosa intendo. Il prossimo petalo, invece di attaccarlo al centro di quello precedente, per farlo sbordare maggiormente da una parte, lo attaccherò leggermente più spostato, in modo che, vedete, lui esca maggiormente, e farò così per questo di destra, per quello di sinistra, per quello in alto e per quello in basso. Momento, vi faccio vedere. Punto di colla e attacco, ok? Metto la colla tutto attorno anche qui. E avvolgo il mio fiore, che naturalmente sarà più alto da un lato e più basso dall'altro. Adesso devo bilanciare questa cosa, quindi metterò dall'altra parte, dove il petalo è più alto, l'altro petalo. Me lo provo in modo che vedo che sbordi alla stessa maniera pure dall'altra parte, e metto il punto di colla. Tac. Quindi, ok? Quindi colla tutto attorno. Voi non fatelo con la colla a caldo questo, perché rischiate di ustionarvi ogni 2x3, e in più avete meno tempo per modellare il vostro fiore. Voi fatelo con la colla comune. Ok, e anche qui è bello arrotolato. Ora vedete che sono da una parte e dall'altra più alti, ma qui e qui più bassi, quindi dobbiamo fare in modo che tutto il nostro fiore sia speculare. Benissimo. E guardate che bello e garbato che è il nostro bocciolino, armonico, diciamo così. A questo punto, come dice mio figlio quando mi prende in giro,
prendo altri petali tondi, ma comincio a montarli in maniera differente. Comincio a montarli in sequenza, uno dopo l'altro, appiccicandoli uno a metà dell'altro, diciamo così, ok? Tutti attorno alla corolla che ho appiccicato fino a questo momento. Ma come? Portando tutti i petali alla base del mio, così, ok? Mettiamoli tutti alla base e appiccichiamo ogni fiore ogni petalo a metà esatta di quello precedente. Procediamo. Tac. E appiccichiamo. Ok? Quindi giro a mezzaluna di colla e saliamo il nostro petalo che ammaccheremo veementemente. Così. Ok? Quindi proprio a metà qui faremo partire l'altro e quindi mettiamo qui la colla e qui il fiorellino, giro giro di colla, ta 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 ta. E anche qui appiccichiamo. Mi raccomando, la piegatura fatela in maniera ricca in modo da far piegare molto i petali quando li andate a schiacciare contro il bocciolo. E guardate cosa sta venendo fuori. Meraviglioso, questo è il mio preferito. Anche se quello dopo è anche bello. Già così potrebbe andare bene, però voglio fare l'ultimo giro perché sennò il video non può durare così poco. E l'ultimo giro invece lo faremo con i petali a goccia montati anch'essi così in maniera speculare. Ora vi faccio vedere. Metto un petalo a goccia e la colla al suo centro, così. Poggio il fiore. Quindi metto tutto attorno la colla e chiudo. Questo darà un arricchimento in termini di volume, ma in più darà queste punte che usciranno adesso da tutti i lati di tutta la circonferenza, che spezzeranno quell'armonia di morbidezza dando un insieme più armonico al tutto. Quindi ho messo il primo con la punta qua, adesso quindi il secondo lo metterò con la punta verso, in pratica devo fare i 5 petali della margherita, cioè la composizione è questa per intenderci, ok, su cui montarli, però ponendo il fiore al centro di ogni petalo. Sì, questo è più difficilotto, però vi giuro che l'effetto dal vivo, io non so in videocamera, ancora naturalmente non l'ho visto, ma dal vivo è stupendo questo fiore. E poi non c'è da nessuna parte, è di mia invenzione. È un'assoluta novità. Oh, e guardate qui le punte che sono belle, che si incontrano. Ora poggio questo qui. No, non è quello il petalo, è questo. Tac. E anche qui. Chiudo. È l'ultimo. Abbiamo finito. Tac.
Ed ecco il nostro fiore in tutto il suo splendore. Ora sta a voi decidere se guarnirlo sotto con la foglia, quindi attaccare le foglie che escano, così, oppure lasciarlo libero e usarlo da solo. Dai, io le metto le foglie, oramai le abbiamo fatte, quindi le mettiamo. Io le foglie le metto sempre insieme, tutte e due da una parte. Che vanno dalla fine e salgono attorno. Così. E voilà, il nostro fiorellone è pronto. Penso sia una peonia, sì. È una peonia, abbiamo deciso. Io non so come siano le peonie, ora me le vado a vedere. E adesso facciamo un ultimo fiore, il cui petalo è molto difficile e che ho imparato a fare così per caso ieri pomeriggio mentre stavo sperimentando questi nuovi fiorellini, che altro non è che l'iris o tutti quei fiori col tipico petalo, bocca di leone. Basta parlare, vediamolo. Allora, cosa occorrerà per fare l'iris? I petaloni, quelli a goccia, quindi facciamoli nello stesso medesimo modo in cui abbiamo fatto quelli per la peonia, quelli a goccia, ora comunque vi faccio rivedere come piegare la carta, la striscia di verde per il gambo e le due foglie allungate per lo stelo, per arricchire lo stelo, quindi lo spiedino per come scheletro del fiore. E in questo caso io userò anche dell'acrilico giallo e dell'acrilico arancione per arricchire il centro del fiore. Come prima cosa, quindi, vi ricordo velocemente come piegare e tagliare la carta, perché questa è la cosa un pochettino più macchinosa che cambia da fiore a fiore. Piego in tre il foglio, uno, quindi le foglie a petalone allungato le faccio così, piegando in tre, e poi piego in due, quindi sfrutto l'angolo chiuso e taglio il petalo a goccia. La sagoma sapete dove trovarla oramai. E in un colpo solo ho tutti i petali che mi servono, ok? Che andrò adesso poi, e voi li brucerete sui bordi. Io li ho già fatti. Adesso su ogni petalo con il ditino vado a fare questa cosa qui, una piccola screziatura di giallo e una piccola punta di arancio la metto anche e tiro su. Vi faccio vedere come si fanno questi petali, questi li lascio asciugare e vi faccio vedere come si fanno questi petali, che alla fine sono facilissimi fare i petali tipo da dente di leone. Si piega così, quindi si accartoccia, quindi si fa una sorta di blissettatura e si tira in basso, si piega in avanti a cucchiaino questa parte e si tira in basso la parte rimanente e abbiamo la tipica forma delle orchidee, delle bocche di leone, degli iris appunto, che poi si monteranno poggiando solo questa parte qua tutta in tinta di colla sullo stecco, così. Tre foglie e il fiore sarà fatto. Quindi comincio a piegare, ok? E poi praticare quel movimento avanti e indietro con la carta di cui vi dicevo e buttare all'ingiù la codina alzando a cucchiaio invece la parte centrale, così. Il primo petalo è fatto e lo lascio riposare qua. Adesso con un pezzo di un altro petalo che taglio in maniera così insensata, diciamo, avvolgo il mio bastoncino nella sua parte sommitale. Quindi sporco questo pezzetto di carta azzurra con la colla a caldo su tutta la sua estensione. Voi fatelo con la colla normale, eviterete di ustionarvi, e lo stringo fortemente sul bastoncino.
così. A questo punto cospargo il mio bastoncino di colla, qua ne uso un'altra così vi faccio vedere tutti gli utilizzi della colla. Qua uso l'attaccatutto e partendo dall'alto comincio ad arrotolare in maniera ben ferma. Ok, prendo le mie foglie, bagno la rimanente parte del bastoncino e questa volta inserisco le foglie adesso, cioè le faccio entrare all'interno dell'arrotolamento. Metto una fogliolina qui e continuo con il fare andare la carta. Metto anche qui la colla ovviamente e continuo ad arrotolare. Per chiudere metto un po' di colla sul finale della carta e arrotolo stringendo fino a che appunto la carta non mi si spezzerà in mano perché non incontrerà più la resistenza del bastoncino. E voilà! Adesso monto i petali. Quindi allargo leggermente il centro, metto un punto di colla e attacco. Così faccio asciugare prima per modellare, dovete avere un attimino di pazienza solo per questo momento. Quindi allargo leggermente il centro, altro punto di colla, i due, e attacco col terzo e ultimo punto di colla il terzo petalo. Io sto facendo i fiori per come me li ricordo, non sono neanche andata a vederli se hanno tre petali, quattro petali. Beh, questo vedetelo voi, vi sto insegnando più o meno la tecnica, poi adattatele alle giuste regole botaniche, diciamo così. Ok, prima di proseguire, per sistemare il sottofiore, con un po' di carta che è avanzata arrotolatela fittamente così, in modo da dargli una forma, così arrotolata. Quindi sporcate con la colla sotto, inseritela a copertura della corolla, camuffandola appunto con la carta che abbiamo usato per girare attorno al fiore. Ed è pronto anche lui per le foto. Adesso mi lavo le mani, sistemo il piano da lavoro, quindi fotografiamo tutti i fiori che abbiamo fatto insieme. Spero vi siano piaciuti, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Questi fiori di carta decorati con la fiamma, decorati con la bruciatura del fuoco. È un lavoro abbastanza pernicioso, un po' lento, e bisogna stare molto attenti, soprattutto a non andare a fuoco, mi raccomando, è il minimo, eh? Allora, cosa dirvi? State attenti quando lavorate e sperimentate. Io molte forme le ho trovate piegando la carta tra le mani, come si facesse l'iris. Io prima di cominciare il tutorial non lo sapevo, me ne sono accorta piegando i petali mentre stavo manipolando per pensare a qualcosa di carino per voi. Insomma, divertitevi con le mille screziature e sfumature che la fiammella lascia sulla carta. Divertitevi a trovare i vostri fiori preferiti. Su Arte per Te abbiamo già trattato di fiori, vi lascio qui il link della rosa con carta del giornale, qui il link delle viole fatte con i togliolini di carta e qui il link delle roselline fatte con la carta. Sono tanti modi di lavorare la carta, tutti bellissimi e tutti versatili. Potete portarli e
Potete traslarli a quello che è il lavoro che più vi interessa fare e mi raccomando, metteteci sempre il vostro tocco creativo perché sarà quello a rendere unico, originale e meraviglioso il fiore che andrete a regalare. Spero che questo video, questo tutorial vi siano piaciuti. A me è piaciuto tantissimo farli. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, vi aspetto sempre su Instagram, vi aspetto sempre sul mio secondo canale Due Cuori Una Cappa, lì troverete anche Gabriele e mi raccomando, lasciate tanti commenti. Bel pollice in su se il video vi è piaciuto e condividete come pazzi! Grazie, a me scoccia un po' ripetere sempre le stesse cose, ma lo sapete, è necessario. Noi ci vediamo al prossimo video, da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!